Salve a tutti amici e benvenuti nella sesta parte del video tutorial della riparazione, della sostituzione, diciamo, del touch, che in questo caso è il display touch tutto completo, eccolo qui, di un iPhone. Questo è un iPhone 4S, completo di frame, vedete? Di tutto. L'ho preso, non viene neanche tanto, una trentina d'euro ragazzi, 29,90 compresa la spedizione, cioè una stupidaggine. Quindi sugli iPhone per fortuna in questo caso non menano, ancora non menano ragazzi, sul prezzo. Non ci meno. Allora, ragazzi, eccolo qui, faccio vedere nello specifico il modello che è la 1387. Eccolo qui, vedete? Quindi chi ha questo modello può benissimo eseguire questo tutorial e anche nella sostituzione della batteria, eccola qui, tanto l'ho dovuta togliere, quindi se uno dice ma io devo solo togliere la batteria, ok, segui il tutorial, è la stessa cosa, vedi come la smonto soltanto e salti il passaggio finché non la rimonto. Quindi è la stessa cosa, ragazzi, non cambia niente. Quindi questi tutorial sono validi per tutto, anche per dire, no? Chi deve sostituire, eccola qui, la fotocamera, faccio un esempio, ecco, tanto l'ho dovuta togliere, quindi vedete come si toglie e come si rimette, cioè quindi usate il tutorial per le varie cose che vi occorrono. Se poi c'è una cosa in particolare che non c'è nel tutorial, mi contattate su WhatsApp, tanto c'ho il numero, sia nelle informazioni che nei video che faccio di sponsorizzazioni, e mi chiedete quello che volete sapere, ok? Che è molto meglio, perché magari se lo scrivete su YouTube, sì. Va bene, però poi per rispondere è un casino. Contattatemi telefonicamente, ragazzi, si capisce meglio ed è molto meglio, ok? Perfetto, continuiamo. Allora, adesso mettiamo subito la scheda madre. Allora, la motherboard, ragazzi. Adesso, noi cosa faremo? Alziamo le due flat, quindi la flat e l'antennina, vedete il filo dell'antennina, diciamo, della rete, ok? Ok, perfetto, in questo caso dovrebbe essere, se non sbaglio, del wifi, ma tanto è la stessa cosa. Ok, adesso applicheremo la scheda, allora alzando le flat, quindi qui ci sono tre flat, in più ci sono le altre due. Quindi cosa faremo noi? Alziamo le flat, mettiamo la scheda, piano piano ragazzi, questo è un lavoro che si fa delicatamente, ok, delicatamente, quindi alziamo le flat, perfetto. Perfetto, molto molto piano ragazzi, piano, perché se tagliamo una flat succede qualcosa, quindi il telefono ricordiamoci che non è nostro, quindi ragazzi, ok, giriamo un attimino, prendiamo questa e verifichiamo che non schiaccio nessuna flat qui, perfetto, eccolo qua amici, eccolo qui ragazzi, eccolo qui, perfetto ragazzi, scheda madre posizionata, le flat sono tutte libere. Qui schiaccia perché qui ci sono i contatti comunque del. Qui tornerà sempre un pochino su perché ci sono i due contatti della cassa voce che spinge verso l'alto. Ok, adesso cosa faremo noi? Andremo a bloccarla subito, quindi basterà mettere questa vite qui, che in questo caso è questa, ragazzi. Vediamo se la calamita è buona, ma ok, perfetto, vediamo se si vede. Sì, ok. Allora, in questo caso già l'ho messa qui io, perfetto, eccola. Ok, vedete? Con il cacciavite calamitato è molto più, meglio, più facile. Posizioniamo la vite e la mettiamo qui. Così mi tiene schiacciata la scheda. Ok, perfetto, così non può tornare su. Adesso si lavora già meglio. Perfetto, adesso metteremo le rimanenti viti. Quindi quelle che possiamo mettere. Quindi metteremo questa, metteremo l'altra, metteremo tutte le viti. Ok? Adesso. Facciamo così, innanzitutto posizioniamo subito questa, perfetto, eccola qui. Questa è la vite che. Questa vite, ragazzi, è particolare perché è una vite praticamente dentro ce n'è un'altra, cioè una vite praticamente è una base di una vite, vedete com'è fatta? Ve la faccio vedere nello specifico, eccola qui. Eccola qua, vedete? Guardate com'è fatta, ragazzi. Ha un buco dentro, vedete? Perché qui ci si mette un'altra vite? Quindi ce ne sono, mi sembra un paio così. Quindi, e va qua, ragazzi. Qui. Eccola qua. Alla fine, vedete? Proprio vicino al connettore, perché uno dei ganci, se non sbaglio, dovrebbe essere uno dei ganci del connettore della batteria. Quindi posizionatela piano piano, perché lo so, per le viti spaccate, ragazzi, sono un po' fastidiose. Ok, e la stringiamo. Con il cacciavite spaccato, piano. Ok, non al massimo, ok. Basta, messa. Altrimenti roviniamo l'impanatura dentro e poi non ci va. Ok. Perfetto, adesso messa questa, metteremo l'altra che è questa qui, che io, eccola qui, la metto qui. Per fortuna che la mia scheda qui di plastica, con tutte le holes, mi ricorda tutte le viti, altrimenti ragazzi, tutte queste viti, ma chi se le ricorda ragazzi?
differenti, poi specialmente se ti capita sto lavoro ogni chissà quanto. Allora ragazzi, ecco qui l'antenna, vediamo se si vede, scusate, mi alzo tanto, ogni tanto è così, perfetto. Ok, teniamo anche un po' indietro, perfetto, così, perfetto. Allora, adesso che io ho messo queste due viti, quindi ho messa una, due, tre, qui non ce ne sono altre, vedete? Quindi io posso mettere già l'aggancio, questo connettorino, che dovrebbe essere della rete, ok? Adesso mettiamo il connettorino, quindi il connettorino farà questo giro, eccolo qui, lo otto, perfetto, ok, eccolo qui, perfetto, schiacciamolo un pochettino, vedete, sulla testa, piano piano, per vedere che è entrato. Allora ricordatevi ragazzi, questo connettore, questo filo fa così, gira intorno, adesso lo faccio vedere, allora, vedete, fa così, gira intorno alla vite, si incastra qui e poi va qua. Quindi ecco qui nello specifico, in modo se qualcuno non si ricorda come va, e va così, vedete? Gira e va qui. Poi pigiate un pochino sulla testa per verificare che è entrato bene. Mi raccomando, altrimenti poi non funziona qualcosa. Perfetto. Ok? Adesso andremo a continuare a mettere le altre viti. Ok ragazzi, allora la prossima vite che noi posizioneremo, allora mettiamo un attimino un po' meglio questo, vediamo ragazzi, lo posso mettere un po' di meglio. Allora, la prossima vite che noi posizioneremo è proprio quella della fotocamera. Però ricordiamoci ragazzi che c'è questo, vedete? Questa placchettina qui, questa va qui, ok? Quindi noi cosa faremo? Metteremo prima questa, in questo modo. Questa, diciamo, è oltre a fare massa, ok? Serve anche a tenere ferma la fotocamera perché spinge, eccola qui. Vedete, l'ho posizionata, è una placchettina di rame, metto la vite. Allora ragazzi, mi raccomando, molta pazienza. Vedete quanto ci vuole per mettere questo display a questi modelli vecchi, ragazzi? Erano meglio quelli di adesso, un attimo. Adesso posizioneremo la vite. Ok, stringiamo, perfetto. Allora, se si inclina un pochino non vi preoccupate, perché adesso noi cosa faremo? La teniamo, la gireremo in questo... Eccola qui, la teniamo ferma e stringiamo, perfetto, ok. Ok, adesso va bene. Ora possiamo posizionare la fotocamera. Quindi, però, dimenticavo ragazzi, un attimino, c'è e lo rimettiamo. Vedete questo? Questo era l'adesivo che era all'inizio, se non mi cade ragazzi, quanto vorrei avere le mani dei cinesi, con tutto rispetto dei cinesi, che sono piccole, allora, perché altrimenti qui, con tutto rispetto per loro, ok, eccolo qui, vedete? Questa serve a proteggere la vite, qui, ok, per non fare magari qualche contatto sotto o cose varie. Comunque la fabbrica ce l'ha messa, anche se non serve a niente, ma la fabbrica ce l'ha messa e noi lo rimettiamo ragazzi, eccola qui, quindi la Apple ce l'ha messa, perfetto. Adesso posizioniamo la fotocamera, quindi mi raccomando sempre piano ragazzi, piano, ok, perfetto. Allora. Dove vai? Eccolo qui. Ah, è vero, questo modello va di qua, quindi ok. Quindi diamogli una pulita, se ragazzi. Scusate, ho confuso io, così. Vedete? Eccola qui. Va in questo modo, così, anche alcuni modelli, vedete, ci sono girate, ci sono, ma va in questo modo, eccola qui, questa è la posizione corretta, questo è il connettorino, quindi andremo a rimetterla, scusate ragazzi, ok, eccola qui, perfetto. Adesso che abbiamo fatto questo, pigiate sul connettore che deve attaccarsi, quindi vediamolo sotto, devo andare praticamente, ecco qui, oh, perfetto, quindi connettore della fotocamera messo. Eccolo qui, vediamo, controlliamo di lato e dall'altro lato sempre se si è messo bene, perfetto. Quindi il connettore della fotocamera è andato. Io sono un po' pignolo ragazzi, voglio essere sicuro, quindi ecco, lo tolgo e lo rimetto. Devo sentire il click, non ho sentito il click, quindi... Ok, adesso l'ho sentito, perfetto, 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 perfetto. Ok, controlliamo di qua, di là, perfetto, la fotocamera è attaccata, vedete? È messa.
Quindi fotocamera messa. Adesso cosa faremo? Adesso andremo a rimettere subito le flat e poi metteremo la placchetta. Quindi questo noi possiamo già rimetterlo, il connettorino questo qui, diciamo per la SIM, così mi tiene ancora meglio ferma. Eccola qui, la scheda, perfetto. Eccolo qui. Quindi noi andremo a fare questo. Questa, vediamo un attimino cosa manca, quindi uno, manca la placchettina, questa qui, quindi uno, due, tre, perfetto, ok. Allora ragazzi, allora mi sono accorto che siamo arrivati a 10 minuti, quindi anche della sesta parte, faremo una settima parte ragazzi, scusate ma è meglio fare un tutorial che nello specifico sia fatto bene, che magari faccio un tutorial di 10 minuti e poi non si capisce niente ragazzi, come si dice a Roma. Quindi ragazzi, io è meglio che faccio uno specifico, così tutti capiscono e tutti non sbagliano, perché capita a me personalmente che faccio il tutorial, copio anni passati, vedo magari un altro come si fa e poi a me non mi riesce mai, perché lui salta i passaggi, li taglia, fa come gli pare, io non posso stare a seguire, a me mi serve uno passo passo, è come se uno si mettesse vicino a te e ti spiega meglio, ti dice guarda no sbagli, si fa così, un tutorial proprio che stia vicino a te, è molto meglio. Quindi questo è quello che voglio ragazzi, ci vediamo nella settima parte, grazie a tutti, gentilissimi.